Ciao, sono Ezio Guaitamacchi e siamo di nuovo al Tom di Milano, la casa dei Rock Files di Lifegate. Negli ultimi 2 anni si è svolta una bellissima rassegna intitolata Scuola Milanese, storie e canzoni tra i banchi di nebbia. 24 serate, 85 ospiti, oltre 200 canzoni rivisitate. Il tutto nella vena artistica della grande canzone meneghina, quella di Iannacci, Gaber, Walter Valdi, Dario Fo. L'idea è venuta a 3 cantautori e siccome questa rassegna in questo momento è in stand-by, a noi è venuta voglia di proporre una puntata che trattasse proprio della scuola milanese di ieri, oggi e domani. Per questo abbiamo invitato i 2 cantautori di qui sopra e l'unica rock band che compone e rivisita brani in dialetto con gusto ed efficacia. Ospiti dei Rock Files dunque, Claudio Sanfilippo, Folco Orselli e i TKP. Vieni con me, vieni in piazzale Maciachini, sono tutti buoni bimba a portarti a spasso sui navigli. Io invece no, io ti porto in piazzale Maciachini. Tra un vecchio chiosco, 2 mignotte e 6 tombini. Di giorno passano tu fedessi. Voglio dire, il convitato di pietra o direi d'asfalto a questo punto, di tutte le mie canzoni, perché bene o male io sono figlio di questa città, l'ho camminata da piccolo col pallone, io sono nato alla stazione centrale, fuori, di vicino, non dentro alla stazione centrale, e insomma andavo in giro a piedi col pallone, quella era la zona in cui sono cresciuto, e poi da grande l'ho girata con la chitarra, di notte, di giorno, per me Milano è come se fosse parte della mia famiglia, come se fossero uno stuolo di fratelli e sorelle che non, d'asfalto che ogni tanto incontro e cui mi faccio raccontare delle storie. Milano è presente dappertutto nelle mie canzoni. È questa moltitudine, no? Questa metropoli con cui io mi rapporto, mi fa molto piacere sentire tutta questa moltitudine intorno a me. Questa è una condizione per me ideale per scrivere canzoni, la solitudine di una stanza e la moltitudine intorno. Quindi Milano mi dà questo abbraccio continuo, anche, quindi è parte fondamentale della mia poetica, diciamo, si può chiamare così, del mio modo di scrivere canzoni. Ripareremo dalla pioggia in un portone, con una scarpa sposta a un melograno marcio. Un luogo pieno di profumi e di dolcezze. Io sono figlio di una dinastia di pasticceri per parte di padre, che era siciliano, catanese. Mio nonno emigrò negli anni 30 a Milano per andare a lavorare da Motta e portare da Motta quella che allora si chiamava in italiano la pasta reale, che poi era pasta di mandorla, ma in Sicilia si chiama ancora pasta reale. E mio padre poi seguì insieme a suo fratello le orme del nonno e sì, in questa pasticceria che di famiglia io non solo ho mangiato parecchio, ma ho anche trovato tante ispirazioni, perché in quel posto arrivavano personaggi di grande spessore evocativo, anche alcuni personaggi interessanti dal punto di vista musicale. Iannacci abitava un passo e qualche volta, quando non aveva il tempo di andare dal suo amico Gattullo, passava con Beppe Viola nella nostra pasticceria, perché loro abitavano a 200 metri da lì. Il vento gelido a mezzanotte, c'è un uomo solo che vola via, ma nei suoi occhi si vede il sole che nostalgia. A questo chiama le stagioni del sogno, con gli occhi aperti sulla tela del ragno, ed è un potere di cui abbiamo bisogno noi. E se l'inverno scende in fondo al tuo cuore, probabilmente è la stagione migliore. Sono dei forti legami con quel mondo e con quel luogo, anche se poi io per parte di madre sono invece milanese puro, e ho avuto la fortuna di crescere in una casa dove, oltre a mia madre e a mia nonna,
per parte materna, addirittura c'era anche mia bisnonna. E queste tre donne tra loro parlavano ovviamente in dialetto milanese, io quindi ho imparato senza volerlo molto bene il milanese. Di cui abbiamo bisogno noi. E se l'inverno scende in fondo al tuo cuore, probabilmente la stagione migliore, dagli una voce a quella voce che tu sai. Cosiddetta scuola milanese è una passione che viene naturalmente in quanto provengo da una famiglia milanese e quindi in casa mia si parlava dialetto milanese che poi è una lingua, quindi la lingua milanese parlata dai miei genitori e tutto ciò che ne consegue, quindi musicalmente sono stato molto influenzato ascoltando quello che erano appunto le canzoni milanese, partendo da Danzi fino ad arrivare a Valdi, Iannacci, Svampa, eccetera. La tartifula! La tartifula! La tartifula! La tartifula! La lingua milanese si presta un po' come l'inglese. Allora, molti preferiscono adottare l'inglese come lingua proprio perché permette una sorta di musicalità nel testo che si abbina bene alla musica, qualsiasi musica si voglia fare. E il milanese non è da meno, anzi, proprio per l'utilizzo di parole tronche risulta molto musicale. Poi noi ci siamo trovati a comporre in milanese quasi per gioco, perché io cercavo un modo per distinguersi da tutto il cantautorato rock, diciamo, che inizialmente nella mia carriera io ho affrontato più o meno parecchi generi musicali. Quando ci è venuto in mente di creare questo gruppo, questa cosa, utilizzando appunto il milanese, era un po' anche per avere un tratto distintivo facendo qualche cosa che apparteneva un po' più al passato piuttosto che alle cose attuali. Infatti siamo rimasti in pochi a fare questa cosa, se non pochissimi.